Oggi per colazione assaggiamo lo skyr islandese. Chissà quale sarà la reazione per me ed Edoardo, che siamo intolleranti al lattosio. Beh, ti danno anche un cucchiaino, ma tutto mi sembra danno anche un cucchiaino, un foglio di carta. Dovrebbe avanti il percorso C, dove la mia ricerca di stile, come se quella appena lasciava più alta e stava esattamente con il cadere. 3 ore come sera significa andare a Buon. Oggi ragazzi ultimiamo il ring road, stiamo nella parte finale. La tappa di questa mattina sarà la montagna Punta di Freccia e un paesino molto particolare che sta nei pressi, che si trova nella penisola sopra Reykjavik. Invece nel pomeriggio concluderemo la ring road e raggiungeremo Reykjavik. Poi staremo in allerta per quanto riguarda il vulcano perché in questi giorni sta eruttando tutte le sere. E quindi vorremmo beccare almeno una volta d'eruzione. Infatti, dovete sapere che da qualche mese in Islanda si è riattivato dopo 800 anni un vulcano, il Fradalsvjall. La particolarità di questo vulcano è la sua sicurezza. Infatti, è possibile osservare la sua attività eruttiva anche a pochi metri di distanza dal cratere principale. Poi faremo serata a Reykjavik e dormiremo lì, in una capsule hotel molto particolare a tema tecnologia, spazio. Stiamo tornando a Reykjavik e probabilmente adesso passeremo su un ponte subacqueo. Mattina ci svegliano con lo scopettone in faccia e non ti arrivo. Siamo arrivati a Reykjavik, siamo nel nostro ostello per questa sera e in pratica dormiremo dentro delle capsule tecnologiche tipo. Comunque Reykjavik è molto arcobaleno.
già. Ci troviamo davanti a uno street food e abbiamo l'intenzione di assaggiare un hot dog di agnello. Come sarà? Boh. No, thanks. It's a 550 kroner. Piccoletti però. Would you like the receipt? Ricevuto. No, thank you. Thank you. Forse dovrei fare anche tre. Beh, 500 anche. Verim, verim. Buono. Buono. Prima cosa buona. Beh, il fast food dovrebbe essere qui. Quello là dentro. Adesso siamo nel museo dei peni e Checco è molto felice di uscirne. Hi, can I book a table for tonight? For how many people? Four. Four? Yes. It's possible at half past eight. Half past eight? Yeah. Yes. Do you have a shark? Yes. Perfect, okay. Yes. Comunque, ora che ci penso, Reykjavik è la capitale più a nord del mondo, infatti... Hai salutato quello? Sì, ma di Francia... Comunque, raga, fortuna abbiamo prenotato perché avete visto che fila che c'è là dietro. Raga, è arrivato lo squalo marcio. È giunto il momento. Questo cos'è? Liquore islandese? Sì. Wow. Sì, metto. Uno, due, tre. No. Non è fatto io. Aspetta il robusto. Pensavo peggio, arriva, ma dopo arriva. Peggio questo, sciottino. Io lo rimangerei. No. Ha provato. Ah. È cattivo questo? Questo è cattivo? È appena arrivata la zuppa di aragosta. Raga, sto punto. Eccola qua. Con un po' di pane. La descrizione vale la pena. Vabbè. È quello che fa la differenza. Oppure tipo mette per il quiz con un po' di descrizione. E poi la gente deve cliccare là per capire. Sono anche arrivati gli altri pesci e abbiamo questo qui che è il salmone. Eccolo qui. Oh, come ci sta la ragosta? Non è che wolfish e tusk. Questo qui che è il wolfish e questo invece è il tusk, un altro tipo di pesce. E adesso è arrivata anche la carne di balena. Allora, partiamo col salmoncino. Ma che prendete? Ma eccolo qua. Sempre tre, prendo. Non male.
Assaggiamo quest'altro tipo di pesce che non so quale sia. Si scioglie in bocca. Faccio 4 qua, 5. E adesso ultima, ma non l'ultima, la carne di balena. Sembra i fegatini. C'è di fegato. Particolare. Nel frattempo tenevamo sempre monitorata la live del vulcano ed a un certo punto abbiamo iniziato a vedere i primi lapilli. E allora non ci abbiamo pensato due volte, siamo scesi e abbiamo preso la macchina. Stoppo qui il video perché quest'ultima strepitosa avventura ve la farò vedere nel prossimo video. Spero comunque che questo vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.